Dall'inizio della campagna vaccinale Covid dell'ASL di Biella, il mese di gennaio 2022 è stato quello che ha fatto registrare il maggior numero assoluto di somministrazioni, circa 49.500 dal 2 al 31 gennaio compreso, di cui oltre 40.000 terze dosi, e nello stesso periodo sono state somministrate anche oltre 4.600 prime dosi, oltre 3.300 seconde dosi. Gennaio quindi è stato finora il mese più performante della campagna vaccinale Covid, superando il luglio 2021 quando le somministrazioni totali erano state 43.140. È avvenuto ora anche un forte incremento delle prime dosi, 4.611, e dal 1 dicembre le prime dosi sono state 7.427. Ecco, risultato che intanto mi pare sia già stato raggiunto sul fronte dei vaccini. Insomma, se qualche tempo fa si registravano magari anche delle code, delle attese più lunghe, adesso insomma ci sono molti hub aperti e non ci sono più state segnalazioni di questo tipo. Sì, assolutamente, abbiamo un'ottima performance al riguardo, e l'unica cosa che vorrei ribadire è siamo un po' carenti soprattutto sulla vaccinazione dei bambini nella prima fascia d'età dai 5 agli 11 anni, e credo appunto, vorrei fare appunto un appello ai genitori perché è importante anche questa vaccinazione in questi bambini. Abbiamo purtroppo il caso di Torino, certo, di che ci segnala appunto questa grave criticità, e quindi l'appello è alla vaccinazione anche dei più piccoli. Ecco, sappiamo che insomma erano circa 700 i bambini vaccinati finora? Sì, entro i prossimi giorni contiamo di arrivare, erano 700 a cui si dovevano aggiungere altri 500 già prenotati che appunto faremo in questa settimana. Ecco, su una platea di bimbi vaccinabili intorno ai 6.250? È una platea di 8.000 circa. 8.000. Va bene, noi naturalmente lanciamo anche questo messaggio, purtroppo insomma arrivano notizie anche di bambini che magari con alcune patologie alle spalle comunque insomma rischiano di peggiorare, c'è stato anche un decesso in Piemonte, insomma assolutamente bisogna tenere alta la guardia. Noi nel frattempo ancora una volta vi ringraziamo, ringraziamo voi e nel farlo ringraziamo tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare davvero instancabilmente. Grazie davvero. E davvero un grazie a tutti i medici di medicina generale, medici USCA, ai medici infettivologi e agli infermieri, ovviamente a tutto il personale appunto sanitario che si sta veramente dando da fare, molto da fare in questo momento. Grazie. Grazie davvero, buon lavoro.